Premetto che questo video è molto difficile da fare. Cioè, non mi sarei mai aspettato di fare un video del genere. Ultimamente stanno succedendo tante di quelle cose e per le quali non voglio. Cioè, ho bisogno di staccare. E sembra una cazzata, ma più vai avanti, provi a darci sempre meno peso. Ma quelle robe ti tormentano in testa ed è una roba. Veramente, io non. È brutto, ok? È brutto. È brutto andare a dormire e non sapere che sogni fare. Cioè, sei lì con gli incubi per capire se effettivamente è colpa tua. Se sei tu quello sbagliato. O invece non lo so. Sta di fatto che col passare del tempo sto iniziando a capire che forse quello sbagliato sono io. Forse quello che faccio non è abbastanza. Forse devo fare di più. Ma io ho cercato di fare di tutto, raga. Tutto. L'ho fatto con persone. Da solo. È inutile. Anche se chiedi aiuto per fare determinate robe, la gente ti pugnala le spalle. Io sono stufo. Non ce la faccio più. Non ce la faccio più perché pensavo di potermi divertire. Anche su Twitch, no? Pensavo di divertirmi, invece zero. Lo stesso vale ovunque. Con o senza persone non riesco più a divertirmi. Non riesco più a svegliarmi e dire cazzo ho voglia di fare. Niente. Ho solo paura. È un video un po' diverso dal solito. È una cosa che c'avevo dentro, che non sapevo bene se raccontarvi o meno. Però stamattina ho detto ok, lo dico, perché almeno. Vabbè, cioè, con voi non ho mai avuto modo di parlare e questo è l'unico modo. Voglio essere il più chiaro possibile con voi, con tutti. Però veramente io non ce la faccio più. Sono arrivato al limite, raga. Al limite. Non ho più voglia veramente di far niente. Cioè, zero. Niente. Ma il problema non deriva da voi, il problema deriva dagli altri, da tutta la gente che mi dà contro. Brutto vedere gente che sparisce, cioè che va via dopo anni, di cui cioè non ti puoi più fidare. Cioè tu ti aspettavi di aver trovato un amico e invece non è niente, cioè niente. Brutto pensare che a un amico del genere raccontavi determinate cose e ora non puoi. Non puoi perché no. Ve lo state chiedendo, ho chiuso completamente i rapporti con tutte le persone che conoscevo. E completamente. Perché non riuscivo più a sopportare determinate cose che mi giravano in testa. Forse paranoie, forse frasi tipiche che mi dicevano e di cui ormai non posso più fidarmi, non posso. Boh, no, niente. E credo veramente di chiudere tutto e così un attimo di capire cosa sono realmente, cioè, perché sinceramente io non capisco perché determinate persone hanno, cioè, si sono dovute comportare in questa maniera con me. Manco dire boh la fama o boh ripicca, cioè non ho fatto niente, facevo quello che mi sembrava giusto fare per me e per gli altri, niente di più e niente di meno. E che palle, è una situazione di merda veramente. Io questo video è inutile dire che non lo volevo fare, non lo volevo, cioè no, però raga veramente sono non ce la faccio più. Io ho bisogno di sapere anche cosa ne pensate voi, anche se non lo so in realtà se mi interessa, cioè voglio raccontarlo ma non so se voglio sentire qualcosa. E perché veramente cazzo, io ogni volta non è possibile. Tu, cioè, se sto zitto è colpa mia, se parlo è colpa mia, se faccio qualcosa è colpa mia. Cristo Dio, non sono io l'impostore, raga. Non sono io, non lo sono mai stato, sono sempre stato crewmate.
Cioè, se faccio le tasche mi buttate fuori. Regà, che cazzo? Perché mi piace la pesce. Dov'è? Regà, oh regà, oh regà. Ah, è morto, what? Muso e burro, regà. Ma frate, sei morto. Frate, sei morto! Cresciuto con Pippo e Topolino. Adesso Pippo ma su un tavolino. Cresciuto con Minnie, finito con le minne. Che ho visto da bambino in un film che non era della Disney. Scusa, mamma, se sono cresciuto con...